Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Boban Pesov e oggi vi andrò a parlare di una cosa particolare. Per chi mi segue assiduamente su Instagram, avrà visto sicuramente che ogni tanto posto delle foto di una bambina bionda con gli occhi azzurri. Ebbene sì, quella è mia figlia. Si chiama Greta e ha compiuto un anno da poco. E sì, per chi non lo sa, nell'ultimo anno sono diventato papà e forse anche questo è uno dei tanti motivi che mi ha portato a scomparire un pochino da YouTube. Quindi oggi vi voglio parlare proprio di un trentenne creativo che è diventato padre. Come ho affrontato l'arrivo di mia figlia e come ha cambiato la mia vita professionale e lavorativa in questi ultimi mesi. Ma prima di iniziare vorrei consigliarvi Hype. Che cos'è Hype? Diciamo che è un modo di gestire al meglio i tuoi fondi e il tuo denaro. È un conto a cui è legata la tua carta di pagamento, è collegata ad un'app semplice da utilizzare. E la cosa positiva è che non ha alcun tipo di costo in più di servizio bancario. È un bel sistema innovativo di pagamento, semplice ma soprattutto smart. E registrandovi in 5 minuti dal link in descrizione potrete ricevere 10 euro di bonus in regalo. Hype ha due piani di attivazione. Il piano Start, che ha tutte le funzioni base del conto della carta e permette di provare le funzioni di Hype in tutta comodità. E poi c'è il piano Plus, che ha il costo di 1 euro al mese, che oltre a permetterti di superare il limite dei 2.500 euro di ricarica all'anno, può essere utilizzato come conto dove destinare il proprio stipendio, ad esempio. I clienti Plus possono usufruire di servizi in più, completamente rivoluzionario di gestione dei propri risparmi. Puoi addebitare le tue spese di tutti i giorni, bolletta, internet, palestra. Se avete degli amici Hyper, sì, si chiamano così, le altre persone che possiedono Hype, siete un gruppo di amici, credetemi che vi semplificherà moltissimo la vita. Ad esempio, quando si esce al ristorante tutti assieme, quante volte vi è capitato di andare alla cassa e sentire quel momento di imbarazzo nel capire chi deve pagare per primo? Dividiamo il conto alla pari, però io voglio pagare la cena a lui perché l'altra sera me l'ha pagata. No, invece io sono un po' più tirchio e voglio pagare solamente il mio contorno e la mia bottiglietta d'acqua. No, non voglio dividere in parti uguali. Ebbene, con Hype puoi utilizzare la funzione dividi la spesa con gli amici e così ti risolverai mille problemi e non vivrai questi momenti di imbarazzo che io odio. La cosa interessante con questa app è che poi porti degli obiettivi da raggiungere. Ad esempio, io, essendo un neopapà, voglio risparmiare da adesso a 10 anni, non lo so, per l'università di mia figlia, banalmente, una cosa un po' da americani. Ogni mese il sistema metterà da parte tot cifra, accumulando questo piccolo risparmio mese dopo mese. Wow, voglio in qualche modo risparmiare per l'università di mia figlia. Sì, credici, Boban. Parlando di mia figlia, recentemente stavo usando due smartphone, uno perché era un po' più vecchiotto e l'altro l'avevo comprato da poco, però io sono pigro e non ho fatto il cambio dei contatti, quindi ho detto sì, lo faccio oggi, lo faccio domani e non ho mai cambiato la scheda dall'uno all'altro e ad un certo punto mi sono ritrovato il telefono vecchio rotto. Praticamente mia figlia l'ha preso e l'ha lanciato fuori dalla finestra. Meraviglioso. È stato bello vedere sfracellare il mio telefono in mille pezzi, mi è rimasto solamente questo relitto. Lo sto tenendo ancora perché spero di riuscire a recuperare l'hard disk perché ho tantissime foto. Mannaggia a me. Ma grazie ad Hype ho assicurato il mio nuovo telefono, quindi meraviglioso. Ora sono più tranquillo e ho imparato anche a fare backup. Diciamo che Hype è molto comodo, vi consiglio di consultare il sito e informarvi meglio su come funziona tutto questo mondo. E credetemi che vi semplificherà la vita, io lo sto già usando da un paio di mesi ed è comodo, diciamo che è il futuro, ok? Come vi ho detto, ormai è passato un anno. Il 4 giugno 2018 è nata Greta. Forse è banale dirlo, ma da quel momento la mia vita è cambiata totalmente. Già da prima, nel periodo di attesa, ho iniziato pian pianino, diciamo, a sentire questa piccola grande responsabilità dell'arrivo di una nuova vita in casa. Iniziavo già da subito a farmi le prime pippe mentali. Ma Boban, ti senti pronto? Sì? No? Perché? Ok? I soliti dubbi che percuotono il cervello di ogni neogenitore. Quel periodo, prima che nascesse, ero parecchio sotto stress perché stavo ancora lavorando sulla terza parte di Nazi Vegan Heidi, quindi ero a ridosso di una consegna e giustamente tra la consegna
e ovviamente l'arrivo di Greta, diciamo che ho avuto un momento di collasso. Per un attimo mi sono sentito piombare tante cose addosso che mi hanno tenuto fermo per un po' di mesi e mi hanno anche tenuto un po' lontano da quella che è la mia attività che faccio solitamente sui social, quindi anche quello di curare il canale. Però una volta che è nata la piccola, diciamo che è stato per me una gioia, mi ha aiutato tantissimo a superare dei momenti di difficoltà. In certi momenti ti aiuta moltissimo. E l'estate, oltre a passarla tra stress, preoccupazioni e mille paranoie per quanto riguarda il lavoro e tante altre cose, diciamo che quando mi soffermavo a guardare la piccola, all'improvviso svaniva tutto. Mi sentivo... se ne frega. Facendo un pochino un salto indietro nel tempo, una domanda che potrebbe sorgere spontanea: ma Boban, hai sempre voluto avere dei figli? E la risposta è sì, assolutamente. Solitamente non si dice mai che cosa vorresti come primo, maschio o femmina. Io ammetto che ho sempre voluto una femminuccia e diciamo che il mio piccolo desiderio è stato esaudito. Meraviglioso. Per quanto riguarda invece tutta la fase professionale, lavorativa, avere una bambina in casa cambia moltissimo il tuo normale approccio con il mondo del lavoro, soprattutto per me che lavoro principalmente da casa, quindi ho il mio spazio, ho il mio ufficio dove passo ore e ore a disegnare. Passavo ore e ore a disegnare. Diciamo che ora il tempo da dedicare al lavoro è molto più spezzettato e frammentario. Ci sono giorni che parto dalla mattina fino a notte fonda, lavoro continuamente perché ho la possibilità di farlo. Invece ci sono magari giorni che non posso lavorare minimamente perché mi dedico completamente alla bambina e so che devo stare con lei e principalmente mi devo occupare di lei e quindi non ho il tempo necessario da dedicare al lavoro. Al massimo posso mettermi lì a scrivere un paio di cose, buttare giù qualche idea per quanto riguarda una vignetta oppure per i fumetti a cui sto lavorando. In qualche modo si cerca sempre di portarsi avanti con il lavoro nonostante la presenza di una bambina che comunque ha sempre bisogno della tua presenza e ovviamente diventa una responsabilità ancora più grande. Pian pianino inizia a gattonare, ad alzarsi in piedi, allora sei sempre lì che sei preoccupato che non cada, si faccia male e devi sempre avere un occhio vigile su di lei anche quando stai facendo delle cose. Poi soprattutto mia figlia che ha avuto una crescita un po' veloce, ha iniziato a stare in piedi già a 5-6 mesi e ha iniziato a camminare a 9 mesi e quindi diciamo che ho dovuto spicciarmi già da subito a starle sempre continuamente dietro perché non si faccia male mentre magari sta tentando di fare i primi passi e cose così. Per quanto riguarda invece lo svago, sì, è un problema. All'epoca mi potevo permettere più giorni della settimana da dedicare alla play e ai videogiochi, ora non più. Nel senso che mi capita di dedicare tempo ai videogiochi, ma più di rado. Oppure principalmente quando mi sento sicuro di aver finito determinati lavori, mi sento sicuro che lei sta dormendo, non mi romperà le balle per le prossime 2 ore, e allora sì, accendo la play, joystick in mano, e si gioca. Giustamente il mio spirito mi porta a dire: Boban, finisci quei giochi, non comprarne altri, ti prego Boban, finisci quelli. E infatti sono rimasto indietro con tanti giochi. Prima che nascesse Greta, di rado mi capitava di uscire di casa e dico: mi faccio una bella passeggiata lunga in giro per le campagne qui dove abito io per rilassarmi un pochino. Capitava delle volte che per una settimana intera non uscivo di casa, però adesso mi sono invece preso l'abitudine che quasi tutti i giorni mi metto addosso il marsupio e ci andiamo a fare delle lunghe passeggiate ed è diventato ormai una piccola routine che mi porto avanti da quasi un anno ed è bello, è meraviglioso. Più delle volte lei si addormenta a mezzo tragitto ed è sempre bello sentire la sua presenza mentre stai camminando in mezzo ai boschi. È una bella sensazione, sì. Sì, oggi state vedendo un Boban un po' più, diciamo, riflessivo e romantico su quel lato lì, ma giuro, è l'ultima volta, giuro, è una piccola parentesi che sto aprendo qui nel mio canale. Tornando sempre al discorso lavoro, quando adesso mi capita di andare in giro per le fiere, cerco sempre di
accorciare di un giorno o due. All'epoca uscivo e un po' me ne sbattevo se stavo tipo una settimana via. Adesso è diverso. Quando sparisco per più di 2-3 giorni sento la sua mancanza. Ho questa irrefrenabile voglia di tornare a casa e magari rivederla. Cosa che non facevo mai all'epoca è prendere e chiamare magari a casa: "Wey, sto bene, sono ancora vivo, non sono morto, non mi sono fatto di cose strane durante i giorni di fiera, ma sono ancora in piedi". E invece no, adesso mi capita spesso di chiamare a casa proprio perché voglio sentirla. Oppure faccio una videochiamata anche per pochi secondi per vedere il suo visino e magari che dice tata, che in macedone significa papà. Perché sì, ha imparato prima a dire papà. Questa cosa mi rende ancora più orgoglioso. Evviva, evviva Boban! Questo è un piccolo assunto di quella che è la mia esperienza di neo papà. C'è ancora tanto da raccontare, però per adesso mi sembra già sufficiente. Magari man mano che vado avanti coi mesi e gli anni farò un altro video per aggiornarvi sulla situazione trentenne creativo neo papà. Fatemi sapere anche voi se siete dei trentenni o anche ventenni neogenitori. Raccontatemi magari in breve la vostra esperienza e noi ci vediamo la prossima volta. Un bacione, ciao ciao!